Inizialmente Nefertiti era la più importante alleata di Akhenaton, oltre che sua moglie prediletta e regina. Ella assunse anche un nuovo nome per rispecchiare l'adorazione di Aton, Nefer-Neferuaton Nefertiti. L'amore del re per lei era così grande che furono esposti ovunque rilievi su pietra per mostrare il faraone e la sua regina in scene di intimità familiare. Egli descrisse così la sua Nefertiti. Bella nel volto, gioiosa signora dell'alto e basso Egitto, moglie del re, sua amata Nefertiti. La leggenda della sua immensa bellezza affascina ancora oggi gli studiosi più illustri del mondo. Nefertiti è la sacerdotessa del culto del dio Aton e questo ci permette di capire molti aspetti di lei. Sicuramente era molto potente dietro le quinte dello scenario politico di quel periodo e probabilmente aveva una grande influenza su suo marito. Inizialmente era solo la regina, in quanto moglie del faraone. Ma con il tempo il suo ruolo iniziò a cambiare. Acquisì più potere, incarichi e privilegi faraonici. La vediamo indossare particolari copricapo, coi quali solo i faraoni erano soliti mostrarsi. La vediamo compiere azioni proprie solo dei faraoni, mentre era soltanto la regina. Queste sono evidentemente indicazioni che dimostrano come lei fosse una figura importante ad Amarna. È possibile che Nefertiti avesse avuto l'opportunità di accrescere il proprio potere perché suo marito soffriva di alcune menomazioni fisiche e psichiche. Statue ed incisioni lo ritraggono spesso con il viso e gli arti allungati. La forma del corpo e i fianchi sono modellati in modo quasi femminile. Probabilmente soffriva anche di una grave malattia che lo avrebbe reso cieco. In questo rilievo sembra che baci una bambina, ma forse la tiene così vicino perché è il solo modo per vederla bene. Molti studiosi credono che le sue menomazioni possano spiegare perché Nefertiti riuscì a conquistarsi un insolito potere. Nefertiti era circondata da un alone quasi sacrale. Sono convinto che fosse la donna più potente dell'antico Egitto, poiché assunse un ruolo che le permetteva di agire come un re. Ad esempio, la vediamo nell'atto di punire un nemico. Questa era sicuramente una prerogativa del faraone, non certo della regina. Akhenaton divise il trono con un viceré. La maggior parte dei regnanti egiziani erano maschi, perciò gli egittologi conclusero che il viceré di Akhenaton fosse un uomo. Molti indizi hanno confermato per anni questo risultato. Gli studiosi erano convinti, ad esempio, che l'incisione su questa stele raffigurasse Akhenaton e il suo viceré in un intimo abbraccio omosessuale. Ma il professor John Harris, su ispirazione del grande lavoro di Reeves relativo a quel periodo, offre una nuova e radicale interpretazione. Cercavo di combinare mentalmente immagini e pensieri in relazione a questa stele e ho capito che non raffigurava due uomini, bensì un uomo e una donna. Doveva essere così. E pensai all'intera vicenda della fine del periodo di Amarna, a cosa poteva essere accaduto realmente a Nefertiti e ai personaggi che sembravano apparire nel momento stesso in cui lei usciva per sempre di scena. Akhenaton era sicuramente affiancato da un viceré. Il nome di questa persona era Nefer-Neferuaton, lo stesso nome usato da Nefertiti. Questo particolare, insieme ad alcune prove pittoriche, ci permette di concludere che Nefertiti fu in effetti nominata viceré del faraone verso la fine del regno di Akhenaton.